creatori di foreste, questo è il termine che ci siamo dati. Infatti, partendo dalla terra, dall'agricoltura, siamo riusciti a organizzare una catena di fornitura di olio vegetale che arriva partendo dall'agricoltore fino alla bocca motore, fino al produttore di energia elettrica. In Sudafrica abbiamo realizzato, oltre a un accordo con gli agricoltori per assicurarci la produzione di olio di girasole, abbiamo iniziato un progetto pilota di creazione di una foresta di 300 ettari di moringa oleifera. Moringa oleifera che produrrà un olio combustibile di altissimo livello e che avrà come effetto collaterale, tra virgolette, anche dei prodotti associati sia per l'alimentazione umana che animale. Nel frattempo abbiamo organizzato in Italia un'azienda certificata per la distribuzione degli oli, la società Enproil, che è collettore finale, che è il garante della catena della tracciabilità, che ha l'iscrizione alla GEA e al SIAN, che ha il magazzino fiscale a Genova e che controlla tutta la catena della produzione dell'olio, partendo dalla PAC del terreno fino al frantoio, fino al magazzino fiscale, fino all'operatore elettrico. Nel frattempo Entalpica produce centrali di cogenerazione, producendo kilowatt elettrici da fonti rinnovabili, kilowatt termici, quindi calore, vapore, olio diatermico, condizionamento, in assetto cogenerativo e trigenerativo, addirittura utilizzando tecnologie come turbine ciclo Rankine che riconvertono il caldo in energia elettrica, o con assorbitori del tipo flugas a doppio effetto che convertono la portata massica diretta dei fumi in kilowatt frigoriferi. La missione che ci siamo dati è diventare il leader delle fonti rinnovabili.